Le emozioni dopo qualche giorno, diciamo dopo quasi 15 giorni, perché il giorno in cui abbiamo vinto lo scudetto era il 15 giugno, una data che rimarrà sempre stampata nella nostra memoria, sono ancora emozioni forti, ancora sono vive, però incominciamo a prendere consapevolezza di quello che abbiamo fatto, di questo sogno, come lo chiamiamo noi, che ormai sta diventando realtà, quindi di questo sogno trattino realtà che abbiamo regalato a Pesaro, ma soprattutto alla Regione Marche, perché la cosa importante, e ci tengo a ripeterlo, che comunque noi abbiamo tanti tifosi che vengono dalle Marche. Pesaro storicamente è sempre stata una città molto, molto, molto vicina, molto legata alla pallacanestro. Noi, io ero bambino, siamo cresciuti con la pallacanestro nel DNA. Diciamo che da 2 anni a questa parte stiamo un pochino cambiando gli equilibri, come abbiamo detto anche alla festa della palla di pomodoro. Quindi si cambia gli equilibri, quindi il calcio a 5 sta entrando nel DNA dei pesaresi, però dobbiamo riconoscere che da Fano in giù, quindi tutta la zona delle Marche, è storicamente molto ma molto vicina al calcio a 5. Quindi ecco, sogno e realtà che noi regaliamo a Pesaro, ma soprattutto alle Marche. L'anno prossimo sarà Europa, quindi si allargheranno anche i confini e le responsabilità, ma anche il dolce sapore di rappresentare, come ha detto lei, Pesaro, ma anche le Marche. Esatto, come ho detto, noi adesso abbiamo l'onere e la responsabilità di rappresentare Pesaro, le Marche, soprattutto l'Italia in Europa, e quindi penso che questo sia un peso importante che dobbiamo portare avanti, dobbiamo sopportare, tra virgolette, e con ottimismo, e quindi dobbiamo costruire e creare una squadra competitiva, una squadra forte che sia all'altezza, perché non vogliamo assolutamente fare figuracce e brutte figure, e quindi dobbiamo rappresentare la nostra città e la nostra regione in Europa. Sicuramente quindi costruiremo una squadra competitiva. E arriveranno dei giocatori importanti in entrata perché è inevitabile. Dobbiamo partire dalla spina dorsale di questa squadra e poi dobbiamo puntellarla, dobbiamo mettere dei tasselli molto importanti. Lo faremo perché vogliamo fare bella figura. Umberto Nori, un altro scudetto nella tua carriera, questa volta in un'esperienza nuova, il primo anno con l'Italservice Pesaro. Che effetto fa vincerne un altro, ma soprattutto che effetto ha fatto vincerlo a Pesaro con questa squadra? Guarda, diciamo che è lo stesso effetto che mi è successo di nuovo, no? Come se fosse il primo, perché dopo aver stato tanto tempo in una squadra dove sono arrivato da piccolo e vincere è stata un'esperienza grandissima. Rivincerlo qui è stata una cosa immensa perché mi sono ricordato di tutti i miei successi passati, no? Che non pensavo che potesse capitare di nuovo. È un'Italservice Pesaro che si è basata sul gruppo anche della Luparense vincente, non solo tu, ma anche Colini, Taborda, Canal, Miarelli, insomma tanti gli ex della Luparense che hanno portato anche quella capacità di vincere. Sì, poi una delle motivazioni che cui ho scelto Pesaro è anche stata per questo, ritrovare i vecchi compagni, un allenatore che già lo conoscevo. Poi anche gli altri che ancora non conoscevo da compagno, ma da avversario. Quindi è stata una bella cosa, una bella esperienza.